facciamo la focaccia. Allora, procedimento sempre uguale come il pane. Allora, mettiamo un chilo di farina, ne teniamo un pochettino, poi mettiamo un lievito, un cucchiaino di, mi raccomando, acqua calda e un pizzico di zucchero, perlomeno io ci metto quello, pizzico di zucchero. A quel punto lì mischiare bene con acqua tiepida, e poi si mette nell'impasto. Ci mettiamo un po' di olio, un cucchiaio, due cucchiai di olio, e un mezzo cucchiaio di sale fino. Impastiamo il tutto come per fare il pane. Una volta che abbiamo pronto l'impasto, poi vi faccio vedere come faccio io la focaccia. Ora bisogna dare il tempo di impastare. Io a mano non impasto più, una volta si usa la pastella. Guardi, sono queste belline macchinette qui che impastano gli altri a un posto nostro, cioè in poche parole fanno loro il lavoro sporco. Bene, allora abbiamo preparato il lievito con l'acqua calda e lo zucchero. Ok, una volta che è sciolto bene tutto, ok, poi diamo un po' di olio, ok, olio, aggiungiamo un po', ok. Allora questo mettiamo, aggiungiamo la farina. Ne teniamo un po' per quando mettiamo l'impasto sulla tavola e dopodiché aggiungiamo un mezzo cucchiaio di sale. Questo è il mio impasto classico. A questo punto qui abbiamo l'impasto per il pane, qui abbiamo l'impasto per la focaccia, adesso impastiamo il tutto e facciamo lievitare. Vediamo e partiamo. Togliamo bene la tavola, mamma mia, allora. A questo punto abbiamo l'impasto pronto. Allora io, essendo che non ho una cosa, allora io adesso preparo la focaccia e poi la metterò a lievitare piano piano nel forno. Allora, come facciamo? La mia teglietta, misura più o meno così, sì. Ciao.
con il mattarello. Arriva più o meno alla misura della teglia. So che ci saranno i perfezionisti che non sono d'accordo, ma noi, perlomeno, io l'ho sempre fatta così, e mi viene bene. Ecco, a questo punto bagniamo con un po' di filo d'olio la teglia. E andiamo a posizionare la focaccia. Ora la focaccia la aggiustiamo in maniera che vada a coprire tutta la teglia. Ecco qua. A questo punto questa è la base della focaccia. Ora, dato che scaldiamo il forno a 30-40 gradi, in maniera che si scaldi. Allora, abbiamo detto, cosa facciamo? Mettiamo olio. Acqua e mischiamo bene, andiamo a bagnare tutta la focaccia. Eccoli, dei bei buchi in maniera che l'olio poi ci vada a finire dentro. Ecco qua, questa è la base, bella bagnata. A questo punto, mi asciugo un po' le mani. Allora, io metto, a questo punto si potrebbe mettere cipolla, se ci piace con la cipolla, ci possiamo mettere la cipolla, possiamo metterci quello che vogliamo sopra, pomodori, zucchini, di quello che vogliamo. Questa invece è la base, io adesso la faccio base. Poi prendiamo il sale grosso, io metto il sale grosso, il sale grosso io ce lo metto perché rimane, si scioglie un po' meno, insomma, poche parole, ugare la stampolie e uffa, mi piace la salata, eh? Ok, questa a questo punto qua è pronta per essere messa lì a lievitare. Io la faccio così, poi gli altri non lo so, ma non me ne frega niente, a me viene sempre bene così. Allora, una volta che il forno è caldo la inforniamo e la lasciamo lievitare un'oretta circa. Ecco qua, questo è il risultato della lievitazione, adesso stiamo facendo scaldare il forno, adesso il forno lo scaldiamo a, sto dicendo il forno adesso lo scaldiamo a 180 gradi, e quando è arrivata in temperatura metteremo, inforniamo per un quarto d'ora, 20 minuti, non di più. Dopodiché, buon appetito, poi ve la faccio vedere quando è pronta. Eccoci qua. Oh, bello, bello le braccia. Allora, ci siamo, dovremmo esserci, vediamo a che punto siamo. Tiriamo fuori. Ecco qua. E voilà. Eccola qua. E questo è il risultato finale. La focaccia alla genovese. Tanto mettiamo dentro anche questa. Voilà. Buon appetito! Parla? Sì, sì. Allora, aspetta, rifacciamo però, eh? Adesso rifacciamo. Vai, dov'è? Ma non ci fate niente.
Sì, vedi, guarda, non c'è impossibile. Ok, allora, ora io rientro. Eccola, e voilà, la cottura è terminata. Allora, voilà. Ragazzi, io a questo punto un applauso lo vorrei. Come sono? Bravissimo! Bravissimo! Attenzione! Che il forno ha lavorato! Siete pronti per l'applauso finale? No! No! Cornuti siete! Allora, avanti! Pronto! Vado a sfornare. Mi fai un po' di largo lì, per piacere. Madonna, io sto facendo il mio... Sto andando a sfornare. Ma chi se ne frega? Sei in anticipo. Pronto? Ma c'è la preparazione. Pronto? Attenzione, s'il vous plaît. Non mi batto le mani. Questi sono gli effetti speciali. Attenzione. Ma non sei neanche registrato. Attenzione. E chiudiamo. Applauso. Applauso. La la la. Le baguette, le puntaneggi. Le baguette de Puntaneggi.